Ok, gente, 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 ci siamo, ci siamo, ci siamo. In questa vita nella quale voliamo, come queste fireflies. Patunz. E Firefly, il nemico di Batman. Tanti nemici di Batman, tutti assieme. Sarebbe preoccupante se le Fireflies fossero tanti nemici di Batman, tutti assieme. Cioè, intendo tanti Firefly, non tanti nemici di Batman. Benvenuti in questo nuovo video di non nemici di Batman, bensì di The Last of Us Parte 2, nella quale questo caricamento è privo di audio. Non so perché. Non so perché questa scelta. Per scioccarci di più quando saremo entrati qui, io devo subito provare una cosa, gente. Com'è lo scatto adesso? È un po' più reattivo rispetto a prima. È un po' più reattivo rispetto a prima. Ok, sì, si gira ancora quando. Comunque la faccia di Ellie è sempre arrabbiata in sto gioco, mi fa ridere. Mi fa genuinamente ridere. Wait a second. No! No, Interagibility Bloodborne Intensifies. Ma adesso non era il fatto che avessi mosso i libri che mi avesse stupito. Mi ha stupito a proposito dei materiali. Vi ricordate quando vi parlavo dei materiali della neve? Guardate, colpisco col coltello il muro. Ovviamente sbatto un folo di coso. Colpisco col coltello il cartello di metallo. Questa era la piastra di metallo. Se lo becco, se lo beccasse. Ok, vedete, fa la scintillina. Fa lo scintillino. Non farti domande, va bene? E guardate qui, anche qua, la mensola è in metallo, no? Ha fatto lo scintillino. E se colpisse il divano? Non lo sta colpendo, aspetta. Ok, non sa colpire i divani, sono il suo peggior nemico. Il legno non lo considera. Onesto, onesto, dai. Chissà se riuscirò a giocare così. Scusate, sto ruotando un attimo il televisore. Ok. Perdonate la poca professionalità di questi video. Tra l'altro, queste sedie sono movibili? No, niente, non sa muovere delle sedie. Mi fai schifo. Salta. Picchia. Aspetta, quel taglio l'ho lasciato io. Lascia i tagli! Spariscono? Non spariscono! E questo è diverso? Sono tutti e tre. Sono oggettivamente tutti e cinque tagli diversi. Volevo vedere. Ok. L'ho fatto anche sul metallo. Ecco, questo mi è piaciuto un po' meno. Cioè, non può rigare il metallo come la parete. Oppure, effettivamente, non l'ha fatto. Vabbè, tecnicismi a parte. Benvenuti di nuovo in The Last of Us 2. Lo so che non vi sono mancato. Lo so. Non vi sono mancato a giocare a mio modo The Last of Us 2. Ah, secondo loro io dovrei andare avanti di là. Ha! Per chi mi hai preso? Per uno speedrunner? Io sono l'uomo dei sette mari. Chi va piano, va sano e va. I gotta see what's back there. No problem, my lady. We have. Pugno. Niente più What's coltellazzi. going on here? All this electronic stuff? This has to be Eugene's. Are you sure? Yeah, nobody else would tinker with this shit. But why would he hide it from me? Tan tan tan, Eugene è strano. Eugene è strano. Guarda tutte queste motherboard. Motherboard.
Sembra un'esclamazione. Wait a second. Definitely Eugene's place. Esatto. He was a firefly? Esatto, è quello che volevo dire. Tommy. Guardate i pori delle dita. Non so se li vedete voi. I had no idea. Yeah. They got into some real dark shit. Okay, okay. Like what? He said he blew up a checkpoint in Denver QZ, killed 3 soldiers and 2 civilians. Jesus. He also told me that he and Tommy slow tortured some big federal general. What? He could do worse. He and Joel did a lot to survive after the outbreak. Ah, giusto, non mi avete... Cosa non mi avete? Non c'entra niente con quello che volevo dire. Volevo dirvi che giusto oggi ho montato la cosa dell'università. Di Last of Us 1, no? Quando loro vanno all'università e non trovano le luci, e anche parte di Ellie quando si gioca Ellie per la prima volta, e lì c'è un dialogo che mi ero scordato in cui Joel dice che il suo sogno da bambino era quello di cantare, e lei: ti prego fammi sentire qualcosa. Lui: no, mai nella vita. E lui qui le ha proposto di cantare una canzone, cioè nel senso si è proposto di cantare una canzone. Quella è una citazione alla giraffa di Sara, anche se non è lo stesso modello, io presumo. E soprattutto poi più avanti, quando lui è ferito, Ellie è lì che tipo lo coccola, lo rassicura, dicendo: guarda che adesso ti sistemo e mi canterai una canzone, ok? Quindi è pazzesco. Oh no, si ricorda di The Last of Us 1? Eugene si teneva in contatto con le luci, sapeva di me, e Joel, no, avrebbe detto qualcosa. Ok. I am actually scared. No, non è vero, però, wow. Another one then. Chi è questo? Laurent? Non lo voglio sapere, è un villain. No, Riponi. Riponi, grazie, basta nausea. Guardate quanta roba c'è. Trovato qualcosa, Dina? Trovato qualcosa? No, meno male. Se no te l'avrei dovuta strappare dalle mani, tagliandotele. Come dici? Ti avrebbe fatto piacere? Anche a me. Ma guarda te! Ma dai! Pure con Uncharted 2? Un altro Jack and Dexter. Era pieno di PlayStation 3. Cioè, in un mondo apocalittico come oggi, beh, in effetti oggi siamo più ricchi, cioè più colmi di PlayStation 3 nelle nostre case che di PlayStation 5 di sicuro. Poi io non ho né l'una né l'altra, però fattore di probabilità. Ma io volevo aprire il cassetto. It's Tommy and Eugene. They look like babies here. Ma pensa a te, che stanno nelle luci. E c'è sono Momoa, Eugene. Heaters. There's gotta be a generator around here somewhere. Yeah. Arrivo. Oh. No! Sbaglio da tasto! No. Ah, grande, mi dice quello che non ho letto. Vedete, col pallino. Grazie, questo è finalmente un improvement dal primo.
Eugene, ti supplico, torna a casa. Se le luci vogliono salvare il mondo, che ci provino? Che si occupino loro di dare la caccia ai militari e politici? E mi auguro trovino un vaccino in grado di salvare la razza umana. Oh, magari un giorno potremmo andare a godere dei frutti, delle loro utopie, ma fino ad allora abbiamo priorità in nostra figlia. Le luci possono fare a meno di te, tua figlia no. Cioè, gliel'hai chiesto, dice, ciao figlia, riesci a fare meglio di me? E lei dice, le luci sì, io no, ah ok. Continua a chiedermi quando tornerai, oh. È sempre più difficile mentire, e poi mi manchi, sappilo, cioè, sai com'è. Ma non so quanto ancora potrò reggere questa situazione, torna a casa, Alessi, ti prego. Ti vogliamo tanto bene, Claire. Claire. Che diavolo è? Qualcosa mi dice che appena accendiamo il generatore, quella lampadina si accenderà e qui possiamo modificare le nostre armi per la prima volta. Hey, found the generator. Ha fatto una faccia strana Ellie per un attimo, non ho capito. Vabbè sì, il generatore è in questa stanza, quindi è ancora più ovvio che l'inquadratura si girerà per farcelo vedere. What? Ok, carino. Oh. Con l'input lag è ancora più carino. Ok. That's butter. Oh wow. No, non è burro. Passive workbench, Eugene. Yes. I bet you could mod your gun with this gear. Te le fa proprio vedere, eh? Pezzi e integratori. Perché devo usare gli integratori? Pensate. Allora, il fucile. Potenziamento. Wow. Appesantisci la cassa per aumentare la stabilità dell'arma. Aggiungi un caricatore per accelerare la fase di ricarica. Sì. Come? Ha letteralmente preso un coso dal tavolo e l'ha messo lì. Ed ora in poi ci sarà per sempre. What? E prendi in giro. Ma è fighissima sta cosa. Ah, e la smonta ogni volta? Ah, ok. E la rimonterà ogni volta? Ok, questa cosa mi deve ancora convincere però, perché smontare ogni volta tutti i potenziamenti. Pensate. Va bene, va bene. Ci ripenseremo poi. Ha spento la piattina, va bene. Ah, Shabbat. Voglio vederla rifare. Ok. Oh, hello. Chi? Cosa? Ellie, look at the floor. There's more stuff down there. You see a way down? Not here. Siamo come Bilbo Baggins. Ah, non si può saltare. Accidenti. Not here, eh? Perché non posso fare... What? Allora gente, ho schiacciato il tasto, sentite il dito, ok, per chinarmi giù e usare i sensi di ragno, ma non me lo fa fare. Ho schiacciato due volte velocemente e mi ha messo l'arma di destra. Scommetto che se schiaccio due volte L1, quindi left button due volte velocemente, mi cambia il fucile. No, quindi sono stupidi. Perché? Perché tu dici io sto mirando col fucile... Schiaccio due volte questo tasto, quindi sposto il dito dallo sparo. Non so, muovo. Sì. Invece che fare ogni volta così, va bene, ok, ci sta. Va bene, mi avete convinto. Dove andiamo quindi?
Luce per terra, eh? Esatto. Attraverso questo passava. What's he got down here? Oh no, parasite. Well, it's obviously a sex den. That's why he didn't tell you about it. I hope it's a sex den. For his sake. He was so lonely, man. It's probably just like a giant TV he didn't want to share. I'm 80% certain. 80? Wow. Let's see the mystery. Ah, vabbè, certo. Oh my god. C'era il coso per fumare. Weed. That's a lot of dead weed. This explains a lot. Oh. Ha spostato un coso dentro la scatola. No, io voglio vederlo toccare le cose, scusa. What? Ok. Aspetta. Quindi sono tutta una serie di aggeggi, no? Perché non so se è una cosa in stile DLC di The Last of Us 1 o se effettivamente... Cioè sì, mi sembrano... Aspetta! Ok, io vi giuro che avevo letto Star Wars. Di certo non quello che c'è realmente scritto, ma lascerò loro dirlo. Hey, he's got that videotape thing. Dong of the Wolf. Smash Brandy's cooch. Are these? It's porn. Interesting taste, Eugene. Ora, per me ci fosse stato Star Wars. Siamo lì, eh. Siamo lì. Io ogni volta che c'è sto coso strano. Sbaglio o ero una grande passione di questa vostra generazione? Console gamer. Avere gli oggetti da poter ruotare e vedere così. Oh, there we go. You think it's still good? Does weed go bad? No, aspetta. È partita la cazzi, non posso toccare il resto. Non mi fido. Non c'è riavvia a coso? No, non posso saltare il filmato, cosa vuol dire? No! No! You having a hard time? No, I got it. Vorrei interagire con altre cose. Oh, yeah, like you're gonna get it. Okay, it's... Yeah. Il fatto che si sono toccate le giacche è preoccupante. What the fuck is wrong with you? I got it open, didn't I? Beh, adesso. Smells good. I mean, gonna be stuck here a while, right? Totally trapped. Can I ask you a question? I don't know, can you? Scale of 1 to 10. 1 being like absolute trash. And 10 being life-altering. How would you rate our kiss from last night?
Why are we still talking about this? You said it was a mistake. Did I say that? What are you doing? I asked you to rate our kiss. I don't know. I give it a 6. A 6? Wow. Like a solid 6. Okay. There are a lot of people around. Yeah, but 6. Oh, what? I mean, now I really want to know how you'd rate it. I don't think you do. You're infuriating. Have you met you? You make me want to go back outside into that blizzard. No one is stopping you. This better be better than a 6. No, era accesa. Comunque, io no. Intanto chiedo venia, non ho interagito con le altre due cose. Io spero che arrivi un clicker silenzioso. Loro sono lì, no? Si girano, notano che c'è un clicker seduto sul divano. Seduto sul divano che fuma e fa: salve. Scappano e comincia la lotta. Che sta lì tipo a guardare fumando e loro salve. tutto tranquillo, va bene. E ok, gente, è successo abbastanza velocemente tutto quello che ci aspettavamo, no? Il che mi porta ancora a pensare che deve fare una brutta fine molto velocemente. Capite cosa intendo? Cioè, se ti buttano già qui ora questa cosa, vuol dire che hanno tutto il tempo. Cioè, potevano sviluppare questa cosa in molto più tempo e invece l'hanno sviluppata in questo lasso di tempo che è abbastanza breve, quindi vuol dire che o vogliono costruirci sopra davvero qualcosa di elaborato, e in effetti in realtà l'ultima volta ha detto Dina è la villain segreta, perché l'ha detto, no? E lì prima o poi dovrà uccidere Dina, l'ha detto Dina, foreshadowing, ne sono sicuro, e poi boh, vabbè, io non so, io andiamo avanti. Anche perché qua mi sa che siamo tornati nella neve e abbiamo misteri da svelare, mi dicono. Ok. Where are they? Mi hanno già messo in interfaccia con l'HUD del... No, ok, no. Scherzavo. No, no, cosa fa? Cosa fa? Cos'è successo? Questa... mi sa che è un momento corsa. Direi di sì. Aiuto. Oh, non ghiaccio. Corri, ragazza, laggiù. Guarda come corre nell'acqua. Ok. Sembra di girare in tondo. Ok, up this way.
Vai. No, no, no. Vai, Grant, Dio mio. Damn it. Secondo me è scivolata. Mi sono perso, com'è possibile? No, corri, corri, cosa fai lì? Allora, fermi. Damn it! Bisogna andare di là. Ok. Vai, 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 vai. No, c'era anche la pistola. Vabbè. Vai, vai, vai. Dio mio. Ah, sì, signora, signora. No. No, no, il cappello. Dai, dai. Oh, mamma. Oh, ok. Through here. Oh shit. Ragazzi, You okay? Yeah. Where the hell they all come from? It don't matter. What does is where we going. I reckon we go out the back. We can make a break for the lodge. Yeah, I ain't got a better idea. Hey, you got a gun? Yeah. Well, I hope you're a good shot. Keep up with us. Yes, sir. We gotta warn everyone. We'll see. Come back with a cleanup crew. We gotta live through this first. Watch them windows. God damn it! These son of bitches are everywhere! We gotta move! Get to the door! Vai così. Signori, io sono attesissimo, non so cosa dire. Non volevo colpirti, Joy, volevo colpire il coso. Ma dove sono tutte? Ok, cosa vuoi fare? Comunque stiamo per scoprire qualcosa di grosso, gente. Up there, the window! That's our way out! You see a way up there? Here, use this! Hey, girl! Sì, sì, arrivo, arrivo. Push it up under the cart! No, andiamo. They're getting inside! I'll get the gondola to the window! You two keep those infected off of me! Okay! Watch it! Cosa? Wow, adoro il melee. Get this thing off of me! Cosa? E dai però. Non puoi darmi un clicker di spalle? È ovvio che non lo vedo. Uffa. Sta andando così bene. Scendete giù. Ah. Niente. Vabbè, ho capito. Un martello. Ma come un clicker? Dov'è? Get this thing off of me! Non l'avevo sentito, dannato.
Grazie, Joel. Save my hat there. You need me to take over? I got it. Just keep those infected away. Dammi il martello. Tommy, I'm running low. Just need another minute. Calmi tutti. No. Dov'è, dov'è? How we doing, Tommy? Vabbè, Joe, OP. Come on! Whoa, go! Troppo bello il martello. Through the window! Yeah, I got you. Get close to us. Where are we going? It's this way. Come on. Everywhere. Don't slow down. Head for those doors. Through here, let's go. Comunque, o lei recita benissimo, oppure non li ha riconosciuti, il che mi stupisce. Cioè, nel senso, se cerca o l'uno o l'altro. È che Tommy è cambiato molto, l'hanno anche detto nella foto, hey, quindi magari. I'm Tommy. Oh, no. That's Joe. What's your name? Abby, are you okay? Yeah. That ain't gonna hold. We gotta go back. We're gonna outrun them all the way to Jackson. We need to barricade that door. Tommy, we cannot stay here. The horses ain't making it all no, that my way. My friends. My friends are at a mansion just north of here. It's fenced in. We have the whole perimeter secure. It's a Baldwin place. I can work. All right. I'll get the door. All right. You ride with me. Come on. Li ha riconosciuti adesso che ha detto i nomi. Accidentaccio. Accidentaccio. Oppure no. Oppure sto cascando nella loro trappola. E lei ha detto che voleva prendere qualcuno per interrogarli. Quindi magari è soltanto contenta che finalmente puoi interrogare qualcuno. And I tried to get on it. And it shot right out from underneath me. Wait, how did you get the scar? I fell on my knife. Okay. Oh no. A chemical burn. I did it myself. Why? Okay. Giusto. To cover a bite mark? Right here? I got jumped by an infected when I was 14. And turns out I'm immune, so it healed with a ring of fucked up teeth marks and cysts and ow! Fuck you. What? Hey! I told you a real fucking story. I did tell you a real fucking story! Oh, you want a bite mark? What? Did you hear that? Jesse? Just stay there, okay? Are you just, okay? Just, will What's you wait, going on? Please? What? Just turn around. What are you doing? Are you kidding me? You're supposed to be on patrol. There's a blizzard outside. Is that weed? Why are you here? People are counting on you, you get that? What we do matters. Well, then why aren't you at the fucking lookout? Because Tommy and Joel didn't show up. What do you mean? We waited for them for an hour. I was looking for their horses when I saw lights. Maybe they just went back to town. Without being replaced. No way. How much of their region have you covered? Not much. Then we split up. Go at it from different sides, and we can cover the whole thing in a few hours. I don't like you riding solo. We don't know what's out there. Exactly. What if they need help? OK.
Okay, I'll head west, Dina can take south, and you come from the east, but be smart about it, yeah? Yeah. Io non so come commentare. Adesso back and forth, oh, così, va bene. Va bene. Una parte di me è convinto che tutto questa sia una farsa, che ci vogliono far pensare a questo, ma che in realtà vogliono qualcun altro, perché è troppo ovvio che vogliono loro. Quindi una parte di me è estremamente tranquilla, ma l'altra parte let's get inside si dice. Possono fare qualcosa di così folle, davvero. Tommy, tra i due è Tommy, l'abbiamo detto mille volte, no? They scared us. How are you guys doing? We're good. Thanks. Yeah. Can I talk to you for a minute? You want to get those saddles off? No, no, it's all right. We'll just ride out the storm and get out of here. Oh, got any brushes or a towel or anything? You are nothing but lucky. You have no idea. I don't get electricity in here. Where the fuck have you been? There are solar panels on the roof. And who are these people? How long y'all been here? Since yesterday. Yesterday? Yep. What are y'all doing out this way? I'm just passing through. You two live nearby? We do. A few hours down the hill. Y'all should come back with us, restock before you head out. Appreciate it. I'm Mel, by the way. Tom. No, quella incinta. This is my brother. Joe. Y'all act like you heard of us or something. Because they have. Oh, piano, piano. Nora, all clear? He's out. Put him against the wall. Tommy! Get off me! Get off me! Ah, Dio mio. Puta madre. Joel Miller. Cosa? Who are you? Guess. Come guess? No. Non può capirlo. L'ha capito. Come posso... Cosa? Why don't you say whatever speech you got rehearsed? Get this over with. Oddio, l'ha capito. Qualsiasi cosa sia, l'ha capito. Tourniquet his leg. Do it. Ah, guarda, al martello nella cutscene perché avevo scelto il martello. No, cosa. Don't you fucking. Cosa vuole fare con la mazza? God! Damn it! Clear out. Stupid old man. Cosa? You don't get to rush this. No, questa inquadratura no. Era ovvio. Ah, Dio mio. Quanto Tarantino quella scena. Quanto Tarantino. E non per il sangue, ovviamente, ma per la tensione, il dialogo.
le inquadrature erano perfette da nozione. How do I get down there? Il piano largo, quando si era girato il mood nella stanza, mostrate in un terzo la sua testa quando lei sta per mirare. Ok, Shimmer. Che ti fa capire che cosa sta per succedere, ma non vuoi che succeda. E lei sta per arrivare lì, o sbaglio? Ellie, dimmi che arrivi in tempo. Come on. Please be okay. Ragazzi, i collezionabili se ne vadano al diavolo. Joel! Tommy! No, come? Ma come? Non fatevi ridere ora. Ecco, così doveva andare, secondo me. Basta, finita. Finito il gioco, è stato bello. Mazzata sulla faccia, lei è precipita. Ma non ho neanche saltato, non ho schiacciato niente, ho schiacciato solo avanti. Con la tizia lì non si è buttata in avanti nel burrone. Perché aveva paura dell'altezza, questo mi dite? Si è buttata in avanti perché lei ha paura dell'altezza? Quindi non si sporgerebbe mai abbastanza da poter cadere? E invece Ellie sì, perché non ha paura dell'altezza, è questo che mi state dicendo. Ok. Oh no, mi fai estrarre le armi come se nulla fosse. You're okay. Coraggio. Ah, there it is. Siamo già qui, ragazzi, siamo già qui. Joel? Tommy? Ma Tommy è vivo. Ci hanno detto che era fuori, ma nel senso che non stordito. Where is that coming from? Ti dico io da dove viene. E dai. Sentite sta musica. Un mix tra un battito molto lento e i passi. Non puoi farmi stupire con questa illuminazione fantastica proprio adesso, gioco, non puoi. Andare là, c'è la luce. Questa è dove c'è stata la cutscene. Dove lei diceva dove sei stato, vi svegliavi nel sonno. Erano qui. E dormivano qui. Cioè, intanto qualsiasi cosa il gioco avrà previsto per te è scriptato, quindi se ti faccio aspettare un po' non... Ok. Ok, andiamo. Un po' è salito. Andiamo. You're gonna fucking die!
What's going on? Let him go. Who is that? Let him she go! She snuck in. Why aren't you posted up outside? We didn't think anyone was gonna show up. What the hell did you expect? We gotta get out of here before the whole town's on top of us. You're done. You want what I want, right? End it. Now. You see the answer to that? Joel, get up. Joel, fucking get up. Please stop. Please don't shoot. Joel, please get up. No! 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 C'ho tipo le mani in faccia, Jesse? Non so, io... They're down here. Ok. Fa ridere che la prima cosa che abbiamo pensato guardando il primo trailer è stata proprio... Vabbè, tanto il fantasma è morto, lei se lo sogna, si vendica per la morte di Joel, poi... Quei trailer dopo ci hanno fatto pensare tutt'altro. Adesso io ho pensato a Tommy per tutto il tempo. Cioè adesso, cioè la prima cosa che mi era venuta in mente è trasformandosi nell'ultima. Io non ho ancora capito se Tommy è vivo, ma presumo di sì, se no avrebbero detto qualcosa, no? A proposito. Could I sit down, please? Yeah. Marie wants to make sure you're eating. She can't stop us. To have the guys that we would need to do this smart, we'd be leaving Jackson vulnerable. So they just get to get away with this? Nobody wants that. Yeah, but that's what's happening. What if we get hit by hunters again? Is this you talking or is this her? It's a valid point. If it were you or me, Joel would be halfway to Seattle already. No, he wouldn't. He absolutely fucking would be. Well, we don't even know for certain that they're from Seattle. Washington Liberation Front. That's what you said was on those patches. What if they stole those jackets? That's... What's the WLF move? What are you doing? You know what? I'm leaving tomorrow. And if you want to come with me, great. You have no idea what you're walking into.
You don't know how large that group is, how armed. I don't care. You can't talk me out of this. Tu eri suo fratello, sì, però non hai idea di quello che lei ha fatto per mantenerlo in vita per un buchino in pancia. Non dico che il tuo dolore è inferiore, anzi. Give me a day to talk to Maria. Okay? Secondo me qui. There's gotta be some folks you can spare. Tommy è quello. And if she won't budge. Well, I'll figure something out. Non lo so, non lo so. One day. Please. 24 ore. Non ci crede nessuno, Ellie, non ci crede nessuno. Andrei via prima. Okay. Loro due non si erano più visti da quando hanno litigato, Ellie e Joel. Non si erano più visti da quando hanno litigato. La fantomatica sera. Che non abbiamo visto. E nemmeno noi li abbiamo mai potuti vedere assieme nel futuro, li abbiamo visti soltanto in quel flashback, per così dire. Giuro che sto avendo nausea, letteralmente nausea, da quanto sto cercando di tenermi dentro l'emozione. Non vi prendo in giro, ve lo dico sul serio. Volta non è arrabbiata. Penso sarà l'ultima volta in cui non la vedremo arrabbiata durante un gameplay. Io, ragazzi, non so, c'è davvero, sono scioccato, mi spiace che non sentiate chissà quale mega reazione, ma la verità è che appunto devo ancora... elaborare i fatti. Nel primo gioco hanno detto, Dina, non mi fare i jumpscare. Nel primo gioco avevamo visto un Joel. Aspetta, ma là c'è qualcosa o è buggata la luce? Ah no, c'è un buco. Avevano detto che avevano fatto cose orribili in passato, no? Ve l'ho detto anche prima per Tommy, però pensando a Tommy nelle luci, no? E Joel non è andato nelle luci, non... però appunto ha fatto cose orribili lo stesso, anche se qua ci hanno ricordato di... I couldn't get to the horses. Looks like Tommy took one. Now Maria's got the stables locked down.
Qua c'è... Fucking Tommy. Ci ha fatto ricordare... We'll figure something else out on the way. Di Tommy e le luci. Car or a horse or something. Okay. This makes getting to Seattle a lot harder. Then it's gonna be harder. You can still change your mind, you know. I know. Ah, se decise. Just don't want you to feel like you have to. Ellie. Di venire con loro. You go. I go. End of story. Vabbè, sentite, se chiamo il gioco poi. You need to get your backpack. Nel tempo. I hit it by the east gates. I figured we'd want to slip out that way. Non capisco sti dannati tasti di volte. Non so se la foto mode è migliore rispetto all'uno. Mi confondo un po' di più. Mi sembrava più accessibile quella del primo, però magari sono io che non capisco. Coniglio. Non mangiare i fiori di Joy. E così vediamo casa sua proprio ora che è morto. What do you need? I can go get it. I want to do it. Okay. I'm okay. Come on. I'll hang out down here. Thanks. Scusatemi, ma interrompo per una buona causa. Sei ricordato? Fatemi controllare. Sì. Non è che sia proprio uguale, eh. E aspetta, ma quel quadro mi ricorda qualcosa. Un cervo. No, non intendo quello. Dino, I guess. That was a good day. Aspetta, è una situazione che non colgo? Mi stai dicendo? Andiamo di qua. Ci saranno... Immagino diverse cose da guardare. Come una foto di famiglia molto strana. Ok, comunque forse qui non parlano, ma e tanto verremo interrotti dagli oggetti a questo punto.
Oh, oh, oh. Subito, subito. Sarà buffo rileggere ovviamente tutto il diario, eh. In prossimità della fine del gioco. Finora non abbiamo ancora svoltato pagina, abbiamo soltanto fatto sempre cose in quelle due facciate. Ok, qui. Mi piace come per una volta adesso non siamo in una situazione tipo... Adesso comunque c'ha il livido per quello che le hanno fatto, eh. Non è che ci sia tipo la pioggia fuori, il giorno triste, anzi è la mattina più candida nel paese innevato. E sto giro dà un po' quel senso di purezza. E non lo so, funziona. Funziona. Aspetta, aspetta. Quante roba. Quella stanza mi sembrava incredibile, quindi ok. Una nota. Le mie promesse al tramonto valgono quanto le altre. Non ho capito. Mi sento stupido adesso, non ho capito. Comunque lui proprio si faceva le sue chitarre. Quindi quella che ci ha regalato l'ha fatta lui. Si è trovato un suo hobby, eh? guarda qua. Altro che hobby. Mamma mia. Ah, quindi queste sono probabilmente sculture sue che poi ha dipinto? Ah, ma anche giù avevo visto un'aquila in legno, tipo. E sono tutte opera sua. Oh, wait, wait. No, vabbè, fammi leggere. Sinfonia numero 3, numero 11, Rapsodia numero 11. Non si riesce a leggere bene, accidenti. Io appunto suonavo il clarinetto. Quindi qualcosina di musica ne so, sapete com'è. Ho suonato per anni. What? Bolliva la pasta in bagno? O forse era il suo modo per ottenere l'acqua calda? Le bilance vecchio stampo, me le ricordo quelle. Altro che quelle cose sottiline in vetrino. Non fare così, Ellie, ti prego. Ovviamente qua giocano con i nostri sentimenti pure, perché la giacca del primo gioco, rigida com'è, però è una giacca che abbiamo visto, no? L'abbiamo vista nel primo gioco questa, se non erro,
So che lo vediamo spesso in camicia, però. Vabbè, magari mi confondo e l'abbiamo visto soltanto in questo gioco, ma vabbè. È chiaramente una giacca che ricollego mentalmente a lui. Ovviamente sta peggio adesso. Eccola qui, l'aquila. Questa foto? Quando ancora erano giovani. Ah, questa foto. Alla fine se l'è presa, eh. È riuscito a trovare pace in se stesso e a affrontare le sue paure e i suoi limiti. Grazie a Ellie. Ed è riuscito a mettersi la foto qui. Sì, ma io non mi fido, aspetta. Ma davvero non posso interagire con la chitarra? Ero convinto che... Vabbè. Dopo tutte le chitarre che avevamo visto, sapete com'è. E tartarughe! Chi non lo sapesse, ho una tartaruga io, quindi mi piacciono le tartarughe. Rivela i tuoi segreti. Possiamo vederlo per bene. E vabbè. Questo oggettino ci accompagna da un bel po' di tempo, Quanto è facile nella cinematografia riuscire a dare una rappresentazione ancora più iconica a un oggetto e a un valore emozionale specifico a un oggetto di poca importanza. Cioè, io lo so che adesso dirò una scemenza, però uno spazzolino da denti. Cioè, se noi scrivessimo un'ottima sceneggiatura, io vi farei, cioè, quella sceneggiatura vi farebbe piangere a mostrarvi nel momento giusto, al posto giusto, uno spazzolino da denti. Questa è una cosa che mi affascina un sacco. E va bene. Oh, oh. Il grande paradosso è che è probabilmente la pistola che ho usato meno nel primo gioco. Però sì, è palesemente quella visivamente più iconica. Bravi. Bravi quelli di Naughty Dog, che sanno come far star male le persone. Quindi d'ora in poi la usiamo noi. Chissà, magari in questo gioco la uso di più. Everything okay? Che succede? Maria, I'm headed to Seattle. I wish I could let it go, but I can't. I have to bring these people to justice. Ellie's gonna try to come after me, but stop her. Take her guns, lock up the horses, maybe lock her up. Buy me some time so I can end this. Love you always, Tommy. He's gonna get himself killed. He should have taken me with him.
You should have given us a group to go after those fuckers. I wish I could. You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking happen. I prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. So you're just gonna sneak out of here? Yeah. On foot? Yeah. I told the stable to let you out with your horse. Grab some ammo, too. Thank you, Maria. Dai, lo fa così, loro salvano Tommy. Just, do me a favor. Punto. Bring my dumbass husband home in one piece, please. Of course. All right. Get going, you're losing light. Ok, si può fare pausa sto giro nel nero, meno male. No, gente, questo è palesemente il varco della soglia della Hero's Journey. Questo è palesemente il momento in cui da tutto cambierà. Palesemente il momento in cui abbiamo un prologo, lo status quo della nuova missione. Da qui comincia il gioco vero. Quindi direi che questo lo chiamiamo un video. Decisamente. E quindi parliamone. A costo di parlare un quarto d'ora, ma parliamone. Per questo momento è fondamentale. Allora, gente. What? Cioè, tornando al discorso, no? Cioè, Joel deve aver fatto cose terribili, e va bene. Mi ricordo appunto, ve lo ricordo solo perché stavo per arrivare a quella parte lì, e quindi quando rimonterò, probabilmente domani, quella parte lì, piangerò un tanto, tantissimo. Chissà, chissà, la parte in cui lui deve interrogare i due tizi per sapere dove hanno nascosto Ellie, no? Nella sezione con David. Lui interroga quei due tizi uccidendoli malissimo, senza ritegno, esattamente come hanno fatto a lui adesso. E che dire, il concetto è che lui appunto può aver fatto cose terribili, e ciò nonostante, che per esempio, uccidere quei due durante l'interrogatorio nel primo gioco, no? Cioè, ok, non hanno moglie e figli, non diciamo cretinate, stavano con David, erano cannibali, bubù e babà, cattivoni. Ma erano lì umani e terrorizzati. Cioè, avranno sicuramente fatto cose terribili anche loro, ma sono tutti umani alla fine dei conti. Questo è uno degli aspetti che il gioco vuole dimostrare. Quando tu combatti Emily 1 e si rannicchia, ce lo trovi rannicchiato sotto, ti implora pietà. Quando lo aggrappi dice: "Wei, wei, wei, possiamo parlarne? Ti prego, non uccidermi." Quindi, gente, c'è, questo gioco vuole mostrare l'umanità in tutti, anche quelli inumani, cioè quelli che hanno fatto cose inumane. E tutto sommato, per quanto noi ovviamente tifiamo per i nostri protagonisti, su certi determinati aspetti non sono molto da meno. Ma il punto è: quante cose terribili ha fatto, fra virgolette, Joel? A parte che ho bruciato io per mia scelta vivi dei dottori innocenti che volevano salvare il mondo, ma lì appunto è character wise, no?
Sono stato sadico io, va bene, ecco, questa è la punizione per aver bruciato quei dottori. Accidentaggio. Però davvero, quello che mi stupisce è che lei non dice neanche il suo nome. Lui dice chi siete, non le riconosce per l'aspetto, quindi si tratta sicuramente di eventi di parecchio tempo fa. Magari questi sono i discendenti di qualcuno a cui ha dato fastidio, che ne so. Non li riconosce visivamente. E neanche lei alla fine li riconosce col nome. E lei dice solo indovina. E immaginatevi di essere Joel. Il Joel che conosciamo noi, quantomeno, no? Cosa vede nella sua testa nel momento in cui dice indovina? Cioè, ho ucciso i tizi di Robert, ho ucciso chiunque, ha semplicemente ucciso chiunque incontrava, cioè la milizia, ha ucciso le luci, ha bruciato vivo dei medici, ma quello è per colpa mia. Ho ucciso i tizi di David, cioè è la classica cosa del... C'è un giallo della signora Fletcher e muore il tizio dicendo aveva dei nemici, e vedi quelli che fanno se aveva dei nemici non ce n'era uno che gli voleva bene, e allora, quindi, cioè, capite, non... Eppure, per quanto ci sia un range enorme di persone alle quali Joel ha fatto qualcosa di scomodo e di crudele, diciamo, tra virgolette, no? A volte non così tanto virgolette come abbiamo visto, ma ci siamo intesi. Cioè, nonostante il roster di persone a cui ha fatto male Joel, lui capisce. Quindi, senza nessun riferimento, lui capisce. Quindi stiamo parlando di una cosa enorme. Fai il discorsetto e facciamola finita. Fai il discorsetto che ti stai preparato e facciamola finita. Gli ha detto. Ci ha detto lui a lei, quindi lei ha detto. Com'è possibile? Mi sto risentendo male di nuovo, Dio mio. Allora, cioè, è una cosa pazzesca. Ok, è una cosa enorme, gente. Io non ho parole. Cosa mai potrebbe aver fatto di peggiore, cioè di peggio rispetto a tutto quello che possiamo immaginarci? Perché non riesco a immaginarmi nulla di così incredibile. Nel senso, Joel è stato sempre nei limiti della moralità, ok? Ovviamente, l'abbiamo visto. E lui stesso ne comprende, cioè, lo sa. Quando per la prima volta si incontrano i razziatori, no? Nella Stovas 1, che trovano dei cadaveri dietro a quella saracinesca. E lì glielo dice, no? Gli dice, ma quindi hai ucciso anche tu degli innocenti? Lui sta zitto e le dice, lo prendo per un sì. Quindi, però, appunto, che cosa devo immaginarmi di più di un Joel che, come quei razziatori, fa un'imboscata degli innocenti solo per prendere bottino? No, perché sto cercando di farvi capire questa cosa, perché mi sta balenando per la testa adesso un'idea un po' inquietante. Non su quello che potrebbe aver fatto, perché continua, davvero non ne ho la più pari idea. E ho paura degli indizi che questo gioco potrebbe cominciare a darci al riguardo. Ma il punto è... Ok, Naughty Dog. Cioè, adesso la mia impostazione attuale è... Ok, Naughty Dog, stiamo al tuo gioco. Ci fai soffrire così. Vuol dire che hai il coraggio e la spavalderia di considerare questo tuo gioco da qui in poi
eccezionale anche senza Joel. Cioè, vuol dire che tu hai piena consapevolezza, pieno controllo, non so come dire, piena certezza, no? Piena sicurezza che i contenuti che saranno da qui in avanti saranno top, al punto da far sì che anche senza Joel sia epico e da giustificare questa nostra sofferenza. E anzi, Tashi, scusate, ma è anche tardi, quindi persino sbadiglio pure. E darci la soddisfazione di, boh, vendicarci, presumo. Ma anche lì il punto che sto dicendo adesso, mi sto preoccupando molto su sta cosa, ma io non voglio categoricamente, non transigo, proprio non voglio che loro ci rivelino un aspetto di Joel che non conoscevamo, mostruoso. Non voglio scoprire un mostro che ci faccia schifare di Joel, perché non potresti mai più giocare a The Last of Us 1 con gli stessi occhi. E già non puoi ora, ma se Joel muore, fra virgolette, da eroe, con la dubbia moralità che ha fatto di tutto per salvarla e che ha capito dei suoi errori, ok? Se rimane questo e basta, ovviamente tu rigiochi all'uno sapendo per di più della sua morte, quindi ovviamente è tutta una chiave di lettura diversa. Però ci hanno fatto usare Abby, ce l'hanno fatta usare gente, e non è solo per prenderci in giro, tra virgolette, no? Ora, considerando che abbiamo usato quella di cui poi loro si sono persino fidati per quel momento, ed eravamo con loro, li abbiamo aiutati e poi li abbiamo uccisi. Non si tratta solo di questo, ovviamente. A parte che io, sotto sotto, sarei stato ancora più infame. Sarei stato ancora più infame, anche se ovviamente lì la regia la puoi controllare molto poco. Io ti avrei fatto giocare nei suoi panni mentre dava i colpi di grazia a Joy. Funziona perfettamente così a livello cinematografico, quindi sì, però immaginatevi, anche solo per un istante, darvi il controllo. Vedere lei che prende la mazza da golf, avvicinarsi Joel, la telecamera che si mette sulla sua spalla, e voi che dite no, no ti prego no. E poi compare il prompt con l'icona del quadrato. E tu no. E stai lì a fissarlo. E ti rifiuti di schiacciare. E ti rifiuti di schiacciare. E capisci che il destino è quello. E non puoi fare altrimenti. E ti tocca schiacciarlo. Dio mio, ma il punto è che secondo me non sarà l'ultima volta che abbiamo usato Abby in questo prologo. Cioè, questo prologo non è l'ultima volta in cui l'abbiamo usata, ecco. Secondo me riuseremo Abby. E se ci fanno riusare Abby dopo questa scena, capite che io temo sarà con un unico scopo, quello di empatizzare con lei, e se dobbiamo empatizzare con lei è perché dobbiamo capire cosa l'ha portata a fare questo gesto. E con questo gesto non stiamo soltanto parlando di uccidere Joel, ma stiamo parlando di lei che con questa intera banda valica le montagne alla ricerca in mezzo alla bufera di un certo Joel nascosto da qualche parte. Questa per quante persone ha ammazzato per raggiungere Joel? Questa sua crociata, ok? Cosa? Cioè, potrebbe esistere un intero The Last of Us 1.2 dove giochiamo tutto il viaggio di Abby per arrivare a questo punto della storia, probabilmente. Cioè, non.
Beh, si ritorna. E questo è il cane che si morde la coda. Se ci vogliono fare impazzire di Abby, vuol dire che allora noi dobbiamo vedere Joel con i suoi occhi, dal suo punto di vista, e per farlo noi dobbiamo considerare anche solo per un istante Joel un mostro. E io ho molta paura di questo. Cioè, io mi fido di Naughty Dog, del coraggio che ha preso con questa scelta di uccidere Joel adesso, in questo modo. E appunto della loro consapevolezza di quello che vorranno mostrarci da qui in avanti. Mi fido. Ma allo stesso tempo, sappiate, io sono molto, molto preoccupato che mi facciano vedere Joel con degli occhi diversi, e io non voglio. Fateci scoprire qualcosa di lui di terribile, va bene, ma facci capire che è un errore che lui stesso non considera tale, ecco. Non lo so, qualcosa, capite? Cioè, fate in modo che comunque il suo arco narrativo dell'uno non venga cancellato. E anche del 2, perché alla fine quel poco che abbiamo visto è incredibile al riguardo, come conclusione del suo arco narrativo principale, in quel prologo dove lui riparla imbarazzato con Ellie. Cioè, per la prima volta è imbarazzato perché la vede. Adesso lo so che è strano dire una cosa così, perché è assolutamente inappropriata, però era il classico comportamento del fidanzatino con la sua nuova fidanzatina, ok? Il suo atteggiamento con Ellie in quel caso. Ovviamente non è nulla del genere in senso stretto, chiariamoci, però capite, quel genere di imbarazzo di aspetta che devo muovere perché la PS4 diceva che si sarebbe spenta. Era proprio quell'imbarazzo da ok, finalmente abbiamo trovato la nostra sinergia. E adesso voglio fare il carino, ma non sono capace perché è la prima volta che ti vedo con in un certo modo, no? Joel nei confronti di Ellie. E non sa come muoversi. E quindi c'è quel momento di gelo tra di loro, che però grazie alla canzone sono riusciti a rompere il ghiaccio, ecco. E appunto ci sono stati 4 anni sicuramente splendidi per loro. Qui in poi può accadere qualsiasi cosa. Dobbiamo trovare Tommy, siamo con Dina. I villain saranno chissà dove, non so se giocheremo di nuovo con i villain, magari adesso subito ci vanno a giocare con Abby, dubito molto fortemente. Forse giocheremo con Tommy, chissà. Gente, io sono felice di essere qui con voi e continuare questa avventura assieme. Voi cosa dite? Grazie ancora per avermi ascoltato. Penso di aver recuperato tutte le mie reaction e i miei pensieri che non potevo esprimere nel mentre, perché sapete com'è. E poi senza contare che molte cose mica mi erano saltate nella mente subito, insomma, ho cominciato a unire dei pezzi del puzzle mentre parlavo con voi, ecco, sapete com'è, non ero estremamente lucido nel mentre. Io direi che davvero possiamo salutarci, basta, alla prossima. All my stolen missing parts, I've no need for any more, as I believe, cause I can see our future days of you. Didn't suck. I'll take what I can get.